Radio Radicale, siamo in collegamento col professor Paolo Becchi, per parlare della situazione all'interno del Movimento 5 Stelle dopo la battaglia per il Quirinale. Allora, mi sembra che si siano formati, più di due schieramenti, che si stanno combattendo e se le stanno dando di santa ragione. Allora, da una parte c'è Conte, dall'altra parte c'è Di Maio e dall'altra parte ancora c'è un battitore, una serie di battitori liberi come Di Battista o anche, come possiamo dire, Fraccaro, che si muovono, diciamo, in maniera più o meno autonoma. Allora, che cosa sta succedendo dopo questo voto, per il Quirinale e dopo le accuse che si sono lanciate tra Conte e Di Maio? Ma io direi che i protagonisti restano loro due, tutto il resto può essere di contorno. Teniamo presente che Di Battista, di cui si parla sempre, in realtà non ha voce in capitolo per la semplice ragione che lui ormai è fuori dal movimento, quindi per quanto possa avere presa su una parte del movimento è inutile fare questi discorsi, Fraccaro, insomma, no, qui c'è veramente uno scontro ormai palese, evidenziato, potremmo dire un vero e proprio duello tra Conte che insomma credeva in qualche maniera di essere il capo del movimento e Di Maio che in realtà non gli aveva mai riconosciuto questo ruolo, gliel'ha riconosciuto soltanto in maniera formale. Che dire? Ne resterà soltanto uno alla fine dei due, ma mi sembra un po' difficile perché, e quindi la situazione è destinata a incancrenirsi, perché se uno dice, vabbè, scontro frontale, si affrontano, alla fine uno risulta vincitore, e no, questo non, una cosa del genere non succederà, e quindi il Movimento 5 Stelle è destinato a, insomma, a vedere lentamente lacerarsi al suo interno con gravi ripercussioni sulle elezioni comunali che ci saranno in primavera e anche sui referendum, perché poi non si capirà più bene, ma il Movimento 5 Stelle cosa fa sui referendum? Cioè Conte dice una cosa e Di Maio dice un'altra, perché però torniamo al cuore del problema, perché in realtà la situazione è destinata a durare, perché a differenza del 2013 non c'è stato un coinvolgimento della base, le cosiddette quirinarie, per cui la base, cioè gli iscritti al Movimento 5 Stelle, hanno loro scelto il loro candidato. Qui è stata tutta una manovra, anzi diverse manovre, e quindi come fa a dire Di Maio ha sbagliato tutto Conte o Conte viceversa dire ha sbagliato tutto a lui? Cioè il partito, la base non aveva deciso niente, quindi non ha senso che ora alcuni si rivolgano, non lo so, per cercare, si rivolgono ai diversi organi di garanzia per attaccare ad esempio come stanno facendo Di Maio, perché insomma se Di Maio dovesse rappresentare eventualmente una minoranza all'interno del Movimento 5 Stelle, ma le minoranze sono ammesse nei partiti, ormai qui si tratta di un vero e proprio partito come tutti gli altri, quindi non si vede perché Conte dovrebbe avere la possibilità di estrometterlo. D'altra parte neanche Di Maio riesce ad andare avanti perché Conte non può essere sfiduciato da Di Maio nel momento in cui Grillo ancora lo sostiene. E quindi la situazione è destinata a protrarsi nel tempo e il movimento rischia la paralisi. E in ogni caso tutta la vicenda mostra soltanto una cosa, che il Movimento 5 Stelle ormai ha la frutta. Io avevo detto nelle prossime politiche sfiorerà il 10%, mi sono sbagliato, devo ricredermi, andrà bene se riuscirà ad arrivare al 5%, perché è chiaro che manca di una linea politica e il braccio di ferro
è destinato a continuare, perché non ci sarà un vinto, un vincitore, e questo creerà un impasse notevolissima. Già, ripeto, alle prossime comunali in primavera e poi nei referendum. Insomma, questo è un partito che ha perso qualsiasi forza propulsiva, come è stato, o allora si diceva una politica eversiva, diceva Napolitano, io parlo di forza propulsiva perché ne facevo parte, ha perso ogni forza propulsiva, e ora si stanno dilaniando al loro interno, però insomma non c'è la possibilità né di mettere in discussione Di Maio, perché lui ha diritto di esprimere tutte le sue opinioni anche contro Conte, e se lui aveva un altro candidato, questo era legittimo, dal momento in cui gli iscritti al partito non avevano avuto neanche la possibilità di manifestare una loro preferenza, come era successo nel passato. Ingenuo è stato, l'ultima conclusione, Salvini, affidarsi di un Conte che in realtà non conta niente, e quindi quando voglio una donna, ahimè, con Vecchioni non poteva altro che concludersi con Battisti, ancora tu, e ci scappa veramente da ridere. Io aggiungerei anche una donna per amico, insomma. Allora, senta, sì, certo. bravo. Anche questa potrebbe essere entrare nel repertorio. Allora, visto che abbiamo citato Battisti, senta, le volevo chiedere un'altra cosa. Allora, questa macchina del fango contro Di Maio, la sorpresa, perché è la prima volta che vediamo che questa macchina viene utilizzata per una guerra civile interna. Sì, ma insomma, Di Maio, diciamo francamente, l'ha fatta veramente grossa, perché insomma, in base a quello che sappiamo, proprio ha evitato, ha fatto in modo tale che ha lavorato proprio contro un'ipotesi che molto originale che si stava verificando, perché diciamolo francamente, Salvini, che ha un po' mandato allo sbaraglio, insomma, comunque ha fatto i nomi, diversi nomi eccetera, poi alla fine, dopo la Casellati, che non è fallita non per colpa sua, ma perché quelli di Forza Italia non l'hanno votata, quindi insomma lui non ha responsabilità, semmai la responsabilità che ha avuto è di utilizzare strumentalmente la seconda carica dello Stato. Su questo secondo me ci sarebbe da discutere, ma politicamente ci stava quello che ha fatto. Ecco, quello che è successo dopo, però, lui vedendo che c'era incredibilmente, non ho capito sta mossa di Berlusconi spostato su Casini, e allora lui ha giocato dall'altra parte con Conte, ingenuamente convinto che Conte contasse qualcosa, e quindi è nato questo discorso qui, non voglio la donna, e poi invece no, è finita, vogliamo dirla ancora con Battista, la fossa del leone è ancora realtà, uscirne è impossibile, perché è quello che è successo, insomma, la situazione politica in Italia è bloccata, e speriamo, se non altro, che si blocchi con le prossime elezioni politiche, ecco, e non si vada verso un proporzionale, perché questo significherebbe proprio che rimaniamo in questa situazione per i prossimi decenni. Ecco. Senta, vuole dire qualcosa anche sulla classe dirigente del Movimento 5 Stelle? Allora, sono divisi a metà, perché io ho visto tanti parlamentari del Movimento 5 Stelle intorno a Di Maio sabato sera, però pochi intorno a Conte. C'erano più deputati del Partito Democratico intorno a Conte. Quindi crede che lui riesca a governare ancora la classe dirigente, e soprattutto quelli del secondo mandato, quelli che sono al secondo mandato, che faranno alle prossime elezioni politiche che si avvicinano paurosamente? Perché un pezzo della classe dirigente al secondo mandato sta con Conte, tipo la Taverna, ma tanti altri stanno con Di Maio. Ma dunque, diciamo una cosa, che mentre Di Maio, essendo in Parlamento, una sua influenza su un certo numero, però secondo me molto più limitato di quello che si pensa sui parlamentari, ce l'ha, Conte non ha niente, Conte non è in Parlamento e non controlla nessuno,
In realtà queste elezioni che ci sono state determinate dai parlamentari e dai capogruppi parlamentari che hanno sin dall'inizio capito che il Movimento 5 Stelle avrebbe votato Mattarella, perché appunto per le ragioni che si diceva prima, loro tutto pur di evitare le elezioni anticipate, e chi poteva garantire questo? Questo lo poteva garantire soltanto Mattarella. Di Maio, che invece non ha niente da perdere, perché comunque lui resterà in politica per tutta la vita, si era spostato sulle posizioni di Draghi e cercava di far confluire i suoi voti sulla candidatura di Draghi. Questa operazione non è comunque riuscita, e quindi in realtà non hanno vinto nessuno dei due, perché Conte alla fine aveva trovato questa soluzione, una soluzione che tutto sommato a Salvini non dispiaceva, perché diciamo così dava squilibrava, rompeva di nuovo, come il governo giallo-verde, una decisione che avrebbe rotto gli equilibri, no? E quindi ci stava tutto, ma lui purtroppo non ha considerato, dato di fatto che qualsiasi persona che conosce il Movimento 5 Stelle sa che Conte al momento non conta il tubo, ecco, cioè questa è la realtà. Okay. Non ha neanche la forza di poter dire, Di Maio non può fare quelle cose che ha fatto, ha alzato il tono per far capire la sua irritazione, ma la cosa finisce lì, quindi il Movimento 5 Stelle è destinato a restare in questa situazione, come dicevo prima, di paralisi, e poi le elezioni del prossimo anno, cioè è chiaro che lì si salvi chi può, quindi chi cercherà di stare da una parte, chi cercherà di stare dall'altra, bisognerà vedere poi chi deciderà, per esempio chi fa le liste le fa Di Maio o le fa il segretario, certo. E dovrebbe fare... ci saranno le parlamentari e poi dovranno essere collocati in liste, io penso che in ogni caso il Movimento 5 Stelle, ma sai, parlamentari chi lo sa se ci saranno mai più, hai mica visto le Quirinali? Non l'ho viste, cioè qui siamo di fronte a un partito come tutti gli altri, non è detto che si mettono in gioco le candidature, probabilmente ci sarà di nuovo una prova di forza sulle candidature tra Di Maio e Conte, ecco, però questo lo si vedrà molto più in là. E poi comunque sarà abbastanza indifferente, diciamo, per il popolo italiano indifferente, perché stiamo parlando ora del partito di maggioranza relativa, come se parlassimo della DC della Prima Repubblica, che diventerà paragonabile, non lo so, a che cosa ne so io, a Rifondazione Comunista di un tempo, non lo so, 5%, una cosa direi abbastanza irrilevante, che potrebbe diventare rivelanti, che potrebbe avere qualche carta in più se il sistema diventasse proporzionale, ma io non credo che Salvini sarà così stupido da farsi così fregare su questo, ecco. Se lui sta nel governo, una delle motivi fondamentali è che non si fa una legge parlamentare contro chi sta al governo insieme, quindi che lui possa approvare una legge parlamentare che va contro se stesso, insomma, francamente mi sembra poco credibile, ecco, cioè, quindi la legge elettorale, diceva. La legge elettorale, quindi sì. Se il sistema resta in qualche maniera maggioritario, il Movimento 5 Stelle, ripeto, perde qualsiasi funzione, sì, potrà, come posso dire, un modestissimo aiuto per il PD, eccetera, ma non nell'ambito di una coalizione di centro-sinistra, ma non avrà più alcun ruolo. Certo. Dirigenziale, chi ovviamente come Di Maio mira a mantenersi il posto per tutta la vita, un po' insomma, la negazione del Movimento 5 Stelle di una volta, vabbè, ma ormai non c'è più niente a che fare, cercherà in tutti i modi per lottare, e quindi vedremo questa situazione di paralisi continuare nel tempo, e alla fine non so, non credo che ne resterà uno solo, per le ragioni che ho detto prima, perché è difficile che uno, il braccio di ferro, non si può concludere da una parte né dall'altra. Ecco. Questa è la mia sensazione. Vogliamo evocare anche Grillo, che insomma non è uscito bene anche da questa
Ma io sono garantista, quindi... No, ma non parlavo dell'indagine, ma politicamente dalla trattativa per il Quirinale. Quello non ci importa. Cioè, chiaramente, prima da una parte, poi no, io non ho mai voluto dire questa cosa, non ho voluto dire un'altra, ma... Cioè, non, Grillo ormai... è finito, cioè non penso che abbia più nessuna sono praticamente sicuro, non ha più alcuna credibilità politica né nel paese, cioè nell'opinione pubblica, né all'interno. C'è questo ruolo ancora che può decidere di sfiduciare il segretario, però non mi pare che sia intenzionato a fare questo, anche perché insomma non mi pare neanche che lui in questa lotta intestina si sia schierato già da una parte contro l'altra, ecco. Tenendo presente che per l'appunto ci sono anche rappresentanti storici del Movimento 5 Stelle, come hai detto tu, la Taverna, che invece sono proprio vicinissimi a Conte. Insomma, ma direi che è giusto chiarire quello che è successo e farlo con maggiore razionalità possibile, però bisogna anche prendere atto che ormai stiamo parlando di un partito che è destinato a diventare irrilevante, insomma, ecco, lo è già di fatto. L'unica cosa che, l'unico guizzo che c'è stato in questa campagna per il Quirinale è stato quello per l'appunto di Conte, che avrebbe potuto sbilanciare tutto, ma che si è risolto nel giro di poche ore, in una notte la candidatura è miseramente crollata, ecco, quindi direi che non toccherà, destinato a un movimento, certo, destinato, sì, a non toccare palla, insomma. Lui non voleva rifare il governo giallo-verde con Salvini, non c'era sotto questa cosa? Chi lui voleva? Conte. Perché insomma gli ha fatto un'offerta a Salvini e lui ci è cascato immediatamente, forse anche con una prospettiva politica di rivedersi un giorno. In fondo hanno fatto pace Letta e Renzi. Questo, se c'era qualche prospettiva del genere, non lo so. La cosa che sulla quale subito Salvini ha detto questa può essere un'alternativa, era quella di dire mentre mi mettono come candidato Casini, a questo punto vuol dire che l'accordo di centrodestra non c'è più, allora io me la gioco dall'altra sponda, e se la giocava in quella direzione lì, ecco. Però non che ci fossero dietro dei retroscena eventualmente per far cadere Draghi, io questo francamente non lo so, ecco. Certamente un'elezione del Belloni insomma, avrebbe comportato degli altri equilibri, ma stiamo parlando su una cosa, come posso dire, basata sul nulla, perché era evidente fin dall'inizio, almeno a chi conosceva il Movimento 5 Stelle, che Conte non conta assolutamente niente, non ha nessuna presa sui parlamentari. I parlamentari volevano Mattarella, non volevano neanche Draghi. Certo. Che lui aveva proposto Di Maio per Draghi, non lo volevano. Questi hanno continuato dall'inizio a votare Draghi, finché poi Mattarella ha vinto. Certo. Basta, cioè, è andata così, ecco. Quindi vuol dire che i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle non erano controllati da nessuno, forse dai capigruppo, perché i capigruppo hanno capito e hanno semplicemente lasciato che andasse così, non si sono opposti, non sono andati a dire guardate che Di Maio vuole quest'altra cosa qui, o Conte vuole quest'altra cosa, hanno lasciato semplicemente che i parlamentari insomma seguissero il loro umore, e l'umore era già stabilito, si vedeva che non faceva che aumentare Mattarella, insomma. Diciamo che sì, la situazione politica era bloccata ed era difficile sbloccarla ad un anno delle elezioni. Si sbloccherà dopo, con una legge elettorale maggioritaria dovrebbe sbloccarsi dopo, fanno il proporzionale, rimaniamo così per i prossimi 10-15 anni. Senta, grazie, ringrazio per la sua disponibilità il professor Paolo Becchi, col quale abbiamo parlato dello scontro all'interno del Movimento 5 Stelle. La ringrazio molto della sua disponibilità. Prego, buon pomeriggio. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie professor.